È tornato dopo un silenzio di 4 anni con un nuovo attesissimo lavoro, Bugo, uno dei cantautori più particolari e interessanti della canzone, nuova canzone d'autore italiana. Il disco è un EP uscito in questi giorni, sarà presentato questo giovedì all'Hiroshima Mon Amour di Torino. Noi approfittiamo dell'occasione per parlare direttamente con Bugo, avere il nostro ospite telefonicamente. Ciao Bugo, buon pomeriggio, benvenuto a Radio Gold. Ciao a voi. Dicevo, un disco molto atteso, anche perché arriva da 4 anni di silenzio praticamente dall'ultimo album. Vorrei che ci raccontassi brevemente cosa è successo in questi 4 anni della vita artistica e non solo di Bugo. Beh, sai, l'ultimo mio disco è della fine del 2011, Nuovi rimedi per la miopia, e quindi mi ha tenuto impegnato tutto il 2012 con un tour rock, e il 2013 poi ho fatto anche un tour acustico, quindi diciamo che come non attività live sono 2 anni che manco. Però in questi ultimi 2 anni mi sono concentrato a scrivere nuove canzoni con calma, ne ho scritte tante, ho aspettato il momento giusto per tornare, firmare anche un nuovo contratto con Carosello Records, dopo aver chiuso il mio contratto con Universal, che è stato di ben 10 anni. E quindi insomma un po' di passaggi organizzativi e anche creativi per tornare in forma, ecco, insomma, le cose io non ho l'ansia del tempo, quando sono pronto torno. Dici che hai scritto molte canzoni, hai deciso però di uscire solo con un EP con 6 brani, questa è stata una scelta molto pensata, immagino, hai scelto le 6 canzoni che ti sembrava meglio far uscire adesso, c'è qualche motivo particolare? Sì, no, sono uscito, la mia prima uscita è Cosa ne pensi Sergio, che è un singolo che è uscito a maggio, poi un mese fa abbiamo fatto uscire un secondo singolo che è Vado ma non so, e ora l'EP. Quindi diciamo che quando io mi sono presentato da Carosello, la mia idea era quella di non tornare con un disco subito, ma di spalmare le uscite in più tempo. Il motivo qual è? Diciamo che è una strategia, è una prova che sto facendo a livello strategico. Non c'è nessuna filosofia strana dietro, no? Mi andava semplicemente di spalmare, ripeto, le canzoni nuove che ho scritto in più tempo, in modo che i ragazzi potessero anche assorbirle con più calma, impararle meglio. Infatti ai concerti già le cantano, perché sai, 5 canzoni le impari subito, 4-5. Se esci con un disco 13, prima che le impari passano 2 anni, no? Passa un anno. E poi spesso ho l'impressione che i dischi non si ascoltano anche velocemente, anche io a volte non ho tempo di sentire tutte le uscite che mi interessano, no? Ascolto 2 o 3 pezzi, quelli che mi piacciono di più così, e poi passo un altro disco. Quindi la mia intenzione era prendere un po' l'attenzione del pubblico per farli concentrare sui pezzi. In confronto all'ultimo lavoro non è cambiata solo la casa discografica, hai cambiato anche il coproduttore, chi ti ha aiutato a registrare questo disco. Se nel penultimo avevamo Saverio Lanza a tuo fianco, stavolta hai scelto di lavorare con Matteo Cantalupi. Qual è stato il suo apporto a questa produzione? Ma io sono uno che mi piace sempre cambiare produttore, con Saverio mi l'ho trovato benissimo, tra l'altro anche delle cose ho continuato a fare con lui, però mi piace sempre cambiare, come dire, complice quando faccio un disco, perché così imparo anche cose nuove, nel senso mi tirano fuori anche delle cose di me che io non conosco, perché mi appoggio molto a questi professionisti che lavorano con me. Matteo nel caso specifico ha lavorato con me in studio, io ho realizzato tutta la preproduzione, in studio abbiamo prodotto insieme questi pezzi. E lui è un ragazzo, insomma, più giovane di Saverio, quindi più vicino alla mia età, anche a Saverio comunque giovane, non è, cioè nel senso è sempre ha più o meno intorno ai 40 anni come età. Matteo è sui 38 anni, quindi forse un po' più vicino a me anagraficamente, però insomma, come dire, certi suoi gusti musicali, per quello che avevo in mente io ora, erano più vicini a me adesso. Quindi poi ripeto, con tutti i produttori con cui ho lavorato, io finora sono 8, pensate, ogni disco un produttore diverso, mi sono sempre trovato molto bene, ho imparato anche molto e sto imparando molto anche da Matteo.
Parlando dei suoni di questo disco, non so se sei d'accordo con me, ci ho sentito molti riferimenti ai suoni degli anni Ottanta, suoni elettronici, anche funky, comunque quel suono che caratterizzava quella decade. Volevo chiedere se sei d'accordo, se è solo una mia impressione, oppure se è una scelta voluta rifarsi a quel suono lì. Allora, questo suono anni 80, beh, noto che è quello che viene notato, scusa il gioco di parole di più, però non, io non ho voluto fare nessuna operazione nostalgica, non sono un tipo che si guarda indietro e vuole fare delle operazioni vintage, diciamo così, no? Diciamo che per fare questo tipo di canzoni, secondo me avevano bisogno di un taglio che unisse una certa elettronica e quando tu metti un sintetizzatore spinto, quasi sempre ti viene in mente gli anni 80, perché negli anni 80 i pezzi erano fatti così, no? Però, ad esempio, l'uso delle batterie è molto moderno, perché abbiamo usato delle batterie vere mischiate con batterie elettroniche, quindi sono molto contemporanee anche nell'uso delle compressioni. E le chitarre uguali, le chitarre non sono per niente anni 80, sono chitarre che hanno un taglio elaborato anche al computer in parte, che sono proprio 2015. Quindi diciamo che io sono uno, ripeto, non faccio operazioni nostalgiche, prendo i vari elementi che la musica negli anni ci ha regalato e li metto dentro. Di sicuro sono sei brani che potrebbero tranquillamente essere sei singoli, due lo sono già state, ma è davvero difficile scegliere un singolo tra questi sei perché sono riuscite, perfettamente riuscite tutte e sei. È stato difficile per me infatti scegliere, però diciamo che dopo Cosa ne pensi Sergio, il passaggio successivo, che quel pezzo lì, Cosa ne pensi Sergio, è un pezzo, come dire, se vuoi, divertito, avevo bisogno di un pezzo che desse un'altra idea di quello che io faccio come cantautore, e per questo ho scelto Vado ma non so, che è un pezzo invece, se vuoi, se vuoi, è serio nel messaggio che sto dando. Non è un pezzo per niente divertito. Poi, come hai detto te, sì, anche per me, in effetti, ad esempio, per me, Nei tuoi sogni potrebbe essere benissimo un altro singolo, però ce li ho lì, no? Nel senso, magari poi diventerà anche un singolo. I pezzi, sai, si possono utilizzare un po' come si vogliono. Meno male che ho dei pezzi su cui posso scegliere, no? Adesso è partita la prova del 9, cioè il live, le nuove canzoni davanti al tuo pubblico. Questo giovedì all'Hiroshima Mon Amour di Torino, uno spettacolo che tu dici completamente nuovo, con nuova scenografia. Vorrei che ci raccontassi anche chi sono i musicisti che ti accompagnano in questo nuovo tour. Sì, i musicisti sono dei ragazzi legati al cantautore Pietro Paletti, che è un ragazzo che ho conosciuto quest'anno tramite un amico. Quindi lui, Pietro, che suona basso batteria, scusa, basso chitarra, Michele, che è batteria, e Daniela Mornati alle tastiere. Loro mi accompagnano, sono la mia backing band attuale. E al tempo stesso ho invitato Paletti ad aprire i miei concerti. Quindi questi concerti autunnali, diciamo fino a Natale per ora, questa è la mia formazione, e Pietro aprirà tutti i miei live. Sono dei bravissimi musicisti, e abbiamo già fatto le prime date un po' quest'estate, poi le prime di questo tour autunnale, e insomma siamo pronti. Un doppio appuntamento a partire da questo giovedì all'Hiroshima Mon Amour di Torino, Paletti ad aprire il tour di Bugo per la presentazione del nuovo EP Arrivano i nostri. Io ringrazio Bugo che ci ha presentato il disco e il tour. Buon lavoro, buon tour. Grazie, grazie a voi, ciao a tutti.